Non è facile, è come tornare tipo da un viaggio con gli orari diversi, veramente tornare proprio, cioè, come se fossi tornata dall'Australia, per farti capire, perché comunque anche lì i ritmi erano completamente diversi, perché noi ci svegliavamo, studiavamo tutto il giorno, anche proprio la percezione del tempo era diversa. Magari 3 minuti erano, qua 3 minuti passano velocissimo, ma lì 3 minuti erano tanti, perché in 3 minuti facevi mille cose, non so, per farti capire, no? E quindi per noi una settimana era magari un apprendimento, che puoi fare in un mese nella normalità. Quindi era tutto molto intenso. Il ritorno è stato impattante, devo dire, perché ovviamente era un punto di domanda perché non sapevo che cosa aspettarmi, però devo dirti che il riscontro del pubblico è stato bellissimo, molto emozionante, mi hanno dato veramente tanto amore. E io, non so, mi aspettavo di tornare a casa e essere sempre, senso, la stessa ragazza di sempre. Io non pensavo neanche che mi riconoscessero per dire per strada, per farti capire. Quindi, invece, no, è stato completamente un'altra cosa, tornare alla normalità, diciamo. Ovviamente sono cresciuta tanto, il percorso artistico è stato intenso a livello di studio, a livello proprio professionale artistico c'è stata una crescita grandissima. Cosa che appunto nella normalità magari raggiungi una crescita tale dopo molto più tempo. Invece lì è stato intenso e allo stesso tempo breve, tra virgolette. Però devo dire che è un'esperienza che rifarei sempre, se potessi tornare indietro. E la realtà è bella, è un punto di domanda, ovviamente. Il domani è sempre un punto di domanda, ma per adesso l'oggi è bello. Beh, sicuramente ti dico, l'arte non è una vita facile, perché comunque è sempre un punto di domanda, ovviamente. E poi l'arte non è mai sicura, no? Non è un posto fisso l'arte, quindi oggi può andare benissimo e domani no, quindi è fatta di alti e bassi. Un po' questo è quello che mi spaventa, però fa parte comunque dell'essere artista, no? Anche questo sicuramente che ti forma e che ti dà, non so, anche, come dire, la ricerca anche solo di scrivere canzoni, no? Magari in un periodo basso, un periodo no. Sforni 10 pezzi che, non so, l'anno prossimo ti porteranno del successo, ti parlo proprio successo a livello interiore, umano, no? Quindi, non mi ricordo più la domanda. La No, domanda è... mi hai già risposto il fatto che comunque l'incertezza in realtà fa parte della vita, ma a livello artistico poi è ancora più, è qualcosa di come un po' un cristallo, no? Sì. Sì, comunque bene o male sì, quello che ho detto, nel senso che è così l'arte, però io vivo di quello, quindi non potrei mai farne a meno in generale. Quindi l'arte è sempre nel cuore. Ma io ti dico, allora, ho portato un po' appunto quello che io sono, infatti ovviamente il mondo musicale, ma come il lato estetico, può avere sempre un'evoluzione, no? Quindi non è detto che io rimanga per sempre in questo mondo musicale, e nemmeno con lo stile che io porto tuttora. Però sicuramente essere stata capita è stata una delle mie domande principali. E ti dico, per come io mi conosco, sicuramente manca una bella parte, però penso di essere stata capita fino a un tot, ma questo per adesso già mi basta, perché so, cioè, nel senso, essere capiti del tutto, poi che cosa faccio, come faccio poi? Quindi bene che mi manca un pezzo, anche perché diciamo, ho un carattere e una personalità fatta da tante sfumature, quindi non è facile essere compresa subito. Ma io penso che con il tempo questa cosa potrò benissimo farla, ora ho tutto il tempo davanti, non mi corre dietro nessuno, quindi bene, bene, bene. Anzi, pensavo di non essere stata capita, invece poi quando sono tornata alla normalità ho inteso questa cosa e sono stata capita, quindi sono contenta. Quando, diciamo, l'ho avuto tra le mani la prima volta, è stata quasi un po' un'euforia quella che ho provato, perché vedere veramente i sogni materializzati, non so come dirti, e tenerli tra le dita, tra le mani, toccarli, veramente capisci come quasi vedi tutto,
indietro, no? Vedi l'inizio fino adesso e dici, wow, veramente è stato duro, ho lavorato tanto, con costanza, però allo stesso tempo ho sognato tanto, quindi ho creduto tanto che questa cosa si possa realizzare perché ci vuole anche quello, perché puoi lavorare, ma se non ci credi, quindi ci devi anche credere, no? E vederlo tra le mani è stata quasi come una sorta di magia per me. Sembrava quasi una magia avere questa cosa tra le mani e dire wow, si è realizzata. Quindi infatti io ho fatto un post su Instagram con scritto mi sento quasi una principessa della Disney che realizza i propri sogni, perché mi sentivo veramente quasi come se fosse una magia, una principessa, no? Come se quasi non avessi neanche fatto fatica, in realtà hanno fatto tanto di fatica, ma quando vedi le cose realizzate dici wow, ti dimentichi di tutta la fatica che hai fatto, perché è un'emozione grandissima, quasi come se fosse impossibile da raggiungere, invece ce l'hai lì. Per me, Impronte è un pezzo molto importante. Uno, perché è un po' il pezzo di inizio dopo un percorso, tra virgolette, chiuso. E soprattutto, ovviamente, la felicità che io posso avere dentro di me, essere stata cercata da, ad esempio, Franchino. E per me questo è una realizzazione anche mia, perché dico wow, una persona che sta in questo campo da tanto tempo, che è un grande artista, che poi adoro la sua scrittura, quindi ci sono trovata molto bene. Comunque il fatto che mi abbia cercata e che io gli sia piaciuta, per me è una cosa bellissima, nel senso un'altra certezza che ho in più, no? Perché io non è che vivo tanto di certezze, anche perché poi troppe certezze non va bene, è sempre bello avere il dubbio, però questa è proprio una cosa che mi ha fatto molto piacere lì ad Amici. Poi dopo essere uscita ho avuto modo di confrontarmi con lui anche dal vivo, abbiamo trovato una sinergia bellissima nella scrittura, abbiamo creato il pezzo, abbiamo diciamo concluso di scriverlo perché io avevo già iniziato a scriverlo all'interno di Amici, poi ci siamo trovati, l'abbiamo concluso insieme, prima facevamo tramite videochiamata, però non è mai, diciamo, mai facile, perché ovviamente avere il contatto sul momento è molto meglio. E niente, ci siamo trovati molto bene, poi io sono una persona abbastanza critica, quindi è difficile che mi trovi bene a scrivere con qualcun altro, invece con lui ho trovato una bella sinergia, è stato molto divertente e piacevole. Poi invece con Dardust, che io ammiro tantissimo anche come artista in generale, perché lui ha il suo percorso artistico anche, per me lavorare con lui è stato molto bello. Poi lui, vabbè, è il grande dei grandi per me, nel senso, quindi anche lì è stato veramente un sogno. Poi anche in studio ti dico, con lui mi sono trovata molto bene, mi piace molto come ha lavorato, come lavora, e è stato bello anche perché mi è venuto incontro con ovviamente il mio mondo, mi ha ascoltato molto, è riuscito veramente a capirmi così con uno schiocco di dita. E questo non è facile, non è facile, perché io non è che sappia ovviamente spiegare in termini proprio precisi a volte ciò che voglio, però lui mi ha capito molto bene. Bello, guarda, ad Amici purtroppo non potevamo vederci, quindi mi è mancata un po' quella parte, perché a me piace molto vedere il lavoro come si sviluppa in studio, mi piace molto essere presente in quello che si forma insieme, no? Nei pezzi che prendono forma. Però in ogni caso, nonostante io non ho potuto essere lì di persona, comunque ho avuto modo di parlare e quindi di comunque confrontarmi, diciamo, far capire ciò che io volevo. Comunque loro già sapevano un po' il mio mondo, quindi mi hanno capito benissimo. Ho lavorato con Catitti, anche lui veramente molto bravo, e spero anche di lavorarci in futuro. E poi niente, poi nell'EP ho aggiunto anche, tra l'altro volevo dirti, un pezzo in spagnolo che ho deciso di mettere perché comunque faccio anche questo e non ho avuto modo di farlo nel percorso ad Amici, ma comunque è una cosa che vorrò fare nel futuro perché ho vissuto un periodo in America, quindi è una lingua che adoro a livello proprio del suono, mi piace molto come suona, ma in generale è una lingua a cui io sono molto affezionata, quindi scrivo anche in spagnolo ed è il mio sogno, diciamo,
sarebbe portare anche quel lato magari fuori Europa se riuscissi. Questo è, ecco, un altro sogno nel cassetto che ho, spero di realizzare. Ovviamente anche il mondo, cioè, europeo, io spero, cioè, poi alla fine lo spagnolo è una delle lingue più parlate al mondo, quindi se si possa, cioè, più prendo meglio, perché io con la mia musica più persone ho vicino a me che io posso aiutare o che comunque amano quello che faccio, poi più io riesco a fare quello che vorrei fare, che è cercare di cambiare qualcosa, no? Io con l'arte vorrei lavorare anche nel mondo sociale, quindi cercare di migliorare nel mio piccolo quello che posso fare, perché comunque l'arte ha un grande potere da questo punto di vista ed è quello che vorrei fare. Quindi più persone riesco a prendere, meglio è.